Se vuoi educare un villaggio, educa una donna. È un proverbio africano citato continuamente e qualche volta è anche completato così. Chi educa un bambino educa un uomo, chi educa una bambina educa un popolo. Questo dice il ruolo fondamentale della donna nella società africana. Nella realtà quotidiana, quali sono le gioie, le fatiche, i diritti, la considerazione della donna africana? Ufficialmente i diritti della donna sono riconosciuti, scritti e firmati. Il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità e alla sicurezza fisica. Si prevede l'eliminazione di tutte le pratiche culturali e tradizionali nocive e di qualsiasi altra pratica fondata sull'idea di inferiorità o di superiorità dell'uno o l'altro sesso. Il processo di applicazione di questi diritti riconosciuti, però, è sempre molto lento e la pandemia di Covid-19 ha reso più difficile una situazione già molto delicata, inasprendo diseguaglianze preesistenti e provocando una serie di violazioni dei diritti umani. C'è stato un aumento di casi di violenza sessuale e domestica, di matrimoni precoci e di mutilazione genitale in diversi paesi africani. In Nigeria si è assistito a un picco di violenze di genere e abusi sui minori. La strada verso l'uguaglianza di genere e il pieno rispetto dei diritti delle donne è ancora lunga. La storia ci racconta dell'importante ruolo delle donne nella realtà africana di sempre. Donne regine responsabili di comunità, capi clan, capi villaggio. Un tempo c'era una migliore ripartizione dei ruoli fra i due generi. Gli uomini erano in generale più forti, ma le donne avevano più potere. Oggi esiste una reale disparità in termini di condizione della donna su tutto il continente africano. Qualcuno sostiene la correzione coniugale. Alcune donne che vengono picchiate pensano che la violenza sia un segno di interesse da parte del proprio marito. Nelle zone rurali, la vita delle donne è interamente dedicata alla produzione e alla riproduzione, con molte ore di lavoro. Realizzano l'80% della produzione alimentare e si occupano della commercializzazione per il 60-90%. L'Unione Nazionale delle Donne del Mali ha affermato: non rivendichiamo nemmeno la parità di diritti con gli uomini. Vogliamo solo più diritti e un po' di tempo libero. Sta crescendo la rivincita delle donne africane. Sono il motore dell'Africa, la sua energia. È oggi che il loro ruolo sta cambiando. Le donne africane si laureano, lavorano, portano a casa stipendi che permettono a intere famiglie allargate di vivere e far studiare i figli. Nei loro volti di studentesse e professioniste c'è tutto l'orgoglio di una rivincita, quella di un'Africa che funziona e guarda al futuro. Un solo esempio: il Lachor Hospital in Uganda dà lavoro a oltre 700 persone, tutte ugandesi. È un'Africa che funziona. Alla Chor Hospital il lavoro è donna. Infermiere, ostetriche, dottoresse. Sono donne 3 operatori sanitari su 4 e le scuole interne, attive da oltre 40 anni, formano ogni anno centinaia di studentesse. Racconta una infermiera: l'educazione è la chiave di volta. Quando ero piccola vedevo mia mamma casalinga dipendere da mio padre in tutto. Sono cresciuta giurando a me stessa che il mio futuro sarebbe stato diverso. È il motivo per cui sono così favorevole all'educazione delle bambine. L'educazione rende una donna più forte, le permette di confrontarsi con le esperienze di altre società e guadagnare il rispetto della comunità. Un passo avanti verso la rivincita delle donne africane e dell'evoluzione dell'umanità.
Non è facile attribuire un valore all'Africa. L'unica cosa certa comunque è che sono straordinarie le sue risorse naturali: petrolio, gas, diamanti, oro, altri materiali preziosi, terre che nascondono metalli utili a riprodurre alta tecnologia, vedi il coltan, minerale presente in tutti i nostri smartphone. Il coltan si cela nei nostri cellulari, nella nostra console, nel nostro computer, ma anche nei materiali chirurgici, nelle cellule fotovoltaiche, nelle telecamere, negli airbag e nelle fibre ottiche. In Africa sono enormi le ricchezze naturali. Da sole potrebbero costituire un grande patrimonio per il suo popolo, con benefici per tutti i cittadini che lavorano onestamente e duramente. Nella Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, uomini, donne e bambini lavorano senza sosta per estrarre dalle viscere della terra il coltan o il cobalto per costruire le batterie delle nostre auto elettriche. Ma la corruzione fa sì che le ricchezze siano nelle mani di pochissimi, lasciando ai lavoratori le sole briciole. Anche perché l'80% di quanto viene estratto è esportato in altri continenti per essere lavorato. Ma la ricchezza della terra africana rimane sconosciuta ai più. Eppure tre quarti dell'oro estratto nel mondo viene dall'Africa. Dall'Africa ci viene il 70% dei diamanti, così come più della metà del manganese, della cromite e del cobalto, un terzo dei fosfati e dell'uranio. In Nord Africa, poi, Algeria, Libia e Egitto sono paesi dalle immense riserve di idrocarburi. La maggior parte delle compagnie minerarie operanti in Africa sono di fondi di investimenti stranieri a cui i governi locali richiedono solo una piccola parte dei profitti, che varia da paese a paese. Le immense ricchezze d'Africa sono state sfruttate da gruppi che hanno colonizzato il territorio. Il flagello delle materie prime, così definito, ha posto il continente africano nelle mire delle potenze mondiali come gli Stati Uniti d'America, la Francia, il Regno Unito e oggi anche la Cina. Negli ultimi 40 anni l'Africa ha quadruplicato la produzione di petrolio, il 20% del fabbisogno americano e il 25% del fabbisogno cinese arriva dall'Africa, mentre l'intero continente consuma solo il 3,7% del petrolio mondiale. Lo scenario vede quasi tutti i costi delle attività estrattive sopportati dalle comunità locali, mentre tutti i vantaggi e la maggior parte dei profitti finiscono nelle mani di poteri oligarchici. Un business che ha come premessa e risultato il controllo e lo sfruttamento delle risorse e delle materie prime di ben 44 dei 54 stati africani. Oro, diamanti, petrolio, gas e altri minerali sono motivo di corruzione, guerre, colpi di Stato, riciclaggio di denaro sporco e catastrofi ambientali. L'ONU stima che 50 miliardi di dollari circa vengono inghiottiti ogni anno da flussi finanziari illeciti che fanno capo a società offshore. Il 70% della popolazione africana vive con meno di un dollaro al giorno su un continente già abbondantemente martoriato da guerre civili, instabilità politica e regimi corrotti che garantiscono alle multinazionali il libero sfruttamento delle materie prime in cambio del proprio arricchimento. Nonostante codici minerari nazionali e le linee guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, queste multinazionali violano sistematicamente gli impegni assunti, senza contare che i funzionari governativi chiudono un occhio o ambedue sul comportamento di queste aziende sul loro territorio. Ecco perché i paesi africani, tanto ricchi di minerali, soffrono della maledizione delle risorse naturali, che significa mancanza di terre agricole, malattie respiratorie, pozzi d'acqua contaminati, sfruttamento infantile, violazione dei diritti umani, inquinamento ambientale, finanziamento dei gruppi armati. Magnati, trafficanti, signori della guerra e una elite corrotta ritengono che lo Stato sia di loro esclusiva proprietà e lo sfruttano, senza mai pensare alle conseguenze.
Così le grandi risorse naturali si trasformano in una maledizione che comporta miseria, conflitti, instabilità politica e perdita di sovranità su intere aree del paese. L'Africa non è povera, ma ricca, solo che poco rimane all'Africa di questa ricchezza. E se i paesi africani hanno indubbi benefici dagli investimenti stranieri, dovrebbero poter regolamentare i flussi finanziari tramite leggi oggi inesistenti. Alle multinazionali, invece, è concesso di razziare legalmente molto di ciò che ricavano dal continente, passando dai paradisi fiscali.